Tre denunce in poche ore e i carabinieri di Terranuova, Montevarchi e Castelnuovo bloccano un uomo valdarnese per diversi reati, dal furto alla truffa fino alla simulazione del reato. Rintracciato e denunciato un ventenne pirata della strada che il 17 marzo scorso aveva investito un 82enne a Figline Incisa, dovrà rispondere dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Anche i sindaci del Valdarno presenti alla manifestazione contro tutte le mafie che si è svolta a Pisa. 5.000 le persone che hanno partecipato, fra cui gli studenti. Dalla Toscana lo scandalo Facebook arriva anche in regione, dove l'AGCOM dichiara di aver fatto richiesta ufficiale al gigante dei social di chiarire la propria posizione anche in Italia, sotto la lente anche la recente campagna elettorale. Camion si ribalta in piazza della stazione a Firenze, stava scaricando materiale in cantiere per la tranvia, è accaduto alle 8:15 del mattino, nessun ferito. Il progetto Internet e minori, organizzato anche quest'anno dal Corecom, è in partenza e avrà come oggetto social media, web, reputation, cyberbullismo e fake news in 6 aree della Toscana. Ammontano a circa 600.000 euro i contributi regionali per realizzare interventi di prevenzione sismica su edifici privati che saranno distribuiti nel 2018 nel territorio della provincia di Arezzo, lo dichiara la Regione Toscana.